Buonasera, nuovo appuntamento con Pro e Contro, trasmissione anomala perché è in campo la coppia abruzzese di Lega Pro, quella composta da Teramo e L'Aquila. Sono in corso le gare di Coppa Italia, quindi daremo grande attenzione più che in altre puntate alla Serie D, anche se non mancheranno collegamenti dai due campi per vedere come stanno andando le cose. Già vi preannuncio che stanno andando molto male per il Teramo, che è sotto 0-3 al Bonolis con l'Ascoli, invece 0-0 al Mannucci tra Pontedera e L'Aquila. Alla fine dei primi tempi i primi collegamenti, anche se insomma in campo ci sono più che altro le seconde linee. Poi si sta giocando anche Spal Venezia e siamo sullo 0-0 anche in terra estense. Dunque parleremo, come detto, tanto di Serie D ma anche di Lega Pro, perché ci proietteremo in particolare alla prossima giornata con il Teramo impegnato in trasferta a Pistoia e L'Aquila che invece riceverà il Pisa. Sarà una sorta di rivincita, diciamo così, dei playoff dello scorso anno. Invece in Serie D le squadre abruzzesi continuano a non vincere dopo l'unplaying di due giornate fa, peraltro domenica prossima ci sarà un derby molto atteso tra Chiesi e San Nicolò. Andiamo a presentare gli ospiti, subito Jacopo Forcella, che saluto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E poi un ben ritrovato dopo diversi mesi di assenza negli studi di TV6, Omar Trovarello, questa volta nelle vesti di DS del Chieti. Buonasera a tutti. Ti abbiamo lasciato ai tempi dello Sporting Scalo e quant'altro e ti ritroviamo come direttore sportivo del Chieti dopo essere passato anche da Civitanova, poi magari ce ne parlerai. E poi benvenuto anche a Marco Mariani. Buonasera, centrocampista del Giulianova, che molti di voi ricorderanno, perché no, con l'Arenato Curi Angolana, ormai 4 stagioni or sono più o meno. Esatto. Stagione 2010-2011. Bene, abbiamo fatto la nostra carrellata di ospiti, sempre risultati invariati. Prego Gianni D'Areo di mettere subito in sovrimpressione, Gianni D'Areo che ringrazio in regia, risultati e classifica di Serie D. Partiamo dal primo dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti, questi risultati maturati alla settima giornata, con un grande rammarico, e parto subito da Omar Trovarello, quello del Chieti, che davvero deve mordersi le mani perché ha giocato una partita di grandissima qualità, di grandissima verve, di davvero grande impatto, 2-0 dopo mezz'ora di gioco, però la vittoria non è arrivata. Immagino che abbiate fatto tante riflessioni, no? Nel day after di questo 2-2 maturato sabato. Sì, sì, sicuramente ne abbiamo parlato parecchio, abbiamo un po' visto un po' tutte le cose magari a ritroso, potevamo far meglio, però voglio dire, alla fine bisogna accettare il risultato, prenderlo anche in tono positivo, soprattutto perché la prestazione è stata ottima. Da qui ripartire per avere la consapevolezza comunque di poter dire la nostra sempre di più. È un peccato perché è mancato, insomma, cinismo alla squadra ed era anche l'occasione giusta per dare un colpo ad una potenziale concorrente, non so se alla vittoria del campionato o comunque in ottica zona playoff, però era una, ed è una diretta rivale, e avete interpretato davvero la grande la partita. Sì, del resto le immagini lo evidenziano, una piazza importante, guardate che curva, che stadio imponente, insomma, quindi voglio dire, riuscire a dettare legge, perché veramente è andata così, abbiamo imposto il nostro gioco dal primo momento all'ultimo. Dispiace perché insomma non è la prima volta, anche con la Civitanovese, dove lì magari avevamo giocato meno bene. Siamo stati raggiunti all'ultimo minuto, anzi all'ultimo secondo direi. Sì, all'ultima azione. Però, ripeto, il nostro percorso, una squadra completamente nuova, siamo partiti con tutti i giocatori nuovi, trovarci a questo punto del campionato a disputare questo tipo di classifiche in una trasferta così insidiosa, anche a livello ambientale, ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Marco Mariani, ha scoppito, c'è stato il debutto in panchina di Francesco Giorgini, è venuto fuori un pareggio 0-0,
nel complesso giusto, avete fatto però una partita in crescendo perché eravate un po' impacciati all'inizio, poi avete fatto un buon secondo tempo. Sì, forse il primo tempo un po' meglio loro, però poi nella ripresa siamo venuti fuori, abbiamo avuto anche qualche occasione importante, ci è mancato solo il gol, potevamo vincerla, potevamo perderla. Penso che il pareggio sia un risultato giusto. Qual è stato l'impatto, se impatto c'è stato effettivamente, del nuovo allenatore, e come hai vissuto questo inizio di stagione che è stato contraddistinto da tanti, forse troppi cambi in panchina, anche se sappiamo bene che la situazione di Giulianova è un po' condizionata dalle svolte societarie anche, no? Che si sono susseguite in questo mese e mezzo. Sì, secondo me l'impatto c'è stato ed è stato positivo, nel senso che è arrivato un allenatore importante per la categoria, perché ha avuto un passato in cui ha allenato solo categorie superiori. Ci ha dato tanta sicurezza, ci ha responsabilizzato anche, nel senso che sappiamo di giocare in una piazza importante e che quindi bisogna far bene. E poi sicuramente anche sotto il piano tattico siamo migliorati. È chiaro che è arrivato da una settimana, però abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tanto e ogni domenica andiamo in campo per fare il massimo. Immagino che Giorgini, da Giuliese Verace quale, vi abbia detto: ragazzi, giocate a Giulianova, insomma, campo che ha visto passare fior di giocatori che hanno poi spiccato il volo, insomma, grande tradizione calcistica, al di là poi dell'impatto di natura tecnico-tattica, no? Lui, la sua volontà di far imporre sempre il gioco, anche quando si gioca contro un avversario teoricamente più forte, però lui puntava anche un po' sull'aspetto emozionale, immagino abbia toccato sì, queste... Sì, ha puntato anche sull'aspetto emotivo, però ci aveva detto di cercare di fare comunque le cose che avevamo provato, di cercare di imporre il nostro gioco, e per parecchi minuti l'abbiamo anche fatto, quindi... Ecco, questa è una tua bella azione nel secondo tempo. Sì, cioè, ma nel secondo tempo secondo me potevamo vincere la partita con un po' più di attenzione, sbagliando forse meno l'ultimo passaggio, potevamo vincerla. Jacopo, allora vediamo la classifica. È fuga? Anche perché oggi nel recupero del Tubaldi di Recanati, la Recanatese ha battuto il Campobasso 2-1 e quindi... No? 2-2. Mi risulta 2-1, comunque verifichiamo. Comunque diciamo, quello che conta è che il Campobasso, non avendo vinto, chiaramente questo fa in modo che la Maceratese possa allungare il passo sensibilmente sulle dirette rivali. Jacopo, è la prima fuga? Oddio, parlare di prima fuga secondo me ci può stare, perché... Anche per il modo come la Maceratese ha violato il campo. Esattamente, proprio lì volevo arrivare. Nel senso che io domenica ero proprio a vedere San Nicolò Maceratese. Alla fine della partita, a Maggi, allenatore della Maceratese, dopo la partita giocata dal San Nicolò, molto bene, con il San Nicolò che deve mordersi i gomiti, ma veramente, certo, per quanto creato, perdendo 1-0. E gli ho chiesto: beh, se una partita del genere non solo non la perdi, non solo la pareggi, ma porti a casa l'intera posta in palio, questi sono segnali che è l'annata giusta. In effetti anche Maggi non mi ha contraddetto, perché effettivamente è una squadra, questa della Maceratese, che al di là di avere grandissime individualità, però individualità che, ti dico, domenica non si sono viste granché. Perlomeno all'inizio, ecco qua. Un po' all'inizio, diciamo. Un po' all'inizio, ecco, questo, c'è questo tiro di Ferri Marini, poi c'è il gol. Però il gol, guarda l'azione, molto molto confuso. Poi, è chiaro, arriva il gol di D'Antoni, ci mancherebbe altro, sono giocatori di tutti forti. Però ti dico che con un'ottima organizzazione di gioco come quella del San Nicolò, poi non è che si sia vista una grandissima Maceratese. E non è la prima volta, perché anche la settimana prima aveva vinto la Maceratese, ma aveva vinto con qualche difficoltà. Quindi, sì, alla fine con la Miternina. Quindi è vero, cioè, secondo me si può parlare di fuga, ma solo perché c'è stato un po' di harakiri dietro. Certo. C'è stato un po' di... c'è stato un mezzo suicidio della San Benedettese e qualcuno ha rallentato. Ma ecco perché dico che, se numeri alla mano, forse è una prima mini fuga. Io però aspetterei un po', perché la Maceratese non mi sembra,
ma potrei sbagliarmi, non mi sembra la squadra in grado di scavare quel solco enorme che ci vuole in una fuga vera e propria, ecco. Allora, facciamo una cosa, dopo questo primo giro ci andiamo a vedere la scheda sulla Serie D, facciamo un nuovo punto della situazione, poi rientriamo e parliamo anche delle ammende che sono state inflitte molto pesanti al Celano dopo la sconfitta con la Recanatese. Oggi c'è stata la pronuncia del giudice sportivo. Altra giornata con poca gloria e zero vittorie per le abruzzesi di Serie D. Quasi una maledizione dopo l'unplaying della quinta giornata. L'ultimo turno lascia con tanto amaro in bocca il Chieti, che ha raccimolato un solo punto dopo quella che di gran lunga è stata la miglior prestazione stagionale. I neroverdi hanno dominato in lungo e in largo sul campo di una delle annunciate protagoniste del torneo, il Campobasso. Eppure, e questa è stata l'altra faccia della medaglia, non è bastato essere in vantaggio di due gol dopo mezz'ora per portare a casa l'intera posta. Si potrebbe parlare di errori di gioventù, specie sulla rete del 2-2, si potrebbe parlare della gestione del risultato, il 2-2 è stato subito di rimessa in pieno recupero. La realtà è una sola, il Chieti non è stato spietato, al di là del rigore fallito da Vitale bisognava concretizzare di più, data la mole industriale di palle gol. Il cinismo è una dote fondamentale per restare in alto. Intanto si è sbloccato Vano, notizia almeno questa positiva per Ronci. Frena il Chieti, frena la San Benedettese che conosce a Iesi la prima sconfitta e allora prende forma il primo tentativo di fuga del campionato, lo firma la Maceratese che pur soffrendo passa di misura sul campo del San Nicolò grazie al gol di Alessandro D'Antoni, sconfitta immeritata per la matricola teramana, per cui ormai sembra conclamata la cronica incapacità, special bonolis, di tradurre in gol la vasta mole di gioco. Con Campobasso, Matelica e Maceratese, l'11 di Epifani ha segnato un solo gol pur avendo giocato meglio degli avversari e creato più palle gol di loro. Un dato che deve far riflettere, anche perché il San Nicolò ha la stoffa per regalarsi ben più di una semplice salvezza. Obiettivo che resta quello per il Giulianova. Francesco Giorgini è ripartito con un pari senza gol sul sempre insidioso campo della Miternina. Gara in crescendo per l'11 giuliese, impacciato nel primo tempo, ordinato nella ripresa quando ha avuto anche un paio di palle gol per vincere. Certo, il materiale tecnico non è eccelso e Giorgini dovrà lavorare tanto per valorizzarlo. Si è mosso bene nei 25 minuti di impiego il neoattaccante Maurizio Nazzi. Il centravanti dovrà garantire peso e incisività in attacco, oltre che esperienza e leadership per far compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità. Punto che sta bene anche alla Miternina, solida nella fase difensiva, poco lucida in quella offensiva. Infine il Celano, tornato spento e abulico come quello di inizio stagione, la Recanatese passa al piccone con relativa facilità. Da segnalare un altro finale rocambolesco al Benelli, all'86esimo la Vispesaro passa in vantaggio, in un amen il Matelica rovescia il risultato e continua l'inseguimento alla Maceratese. Allora, ci correggiamo, 2-2 tra Recanatese e Campobasso nel recupero della gara odierna. Ricordate la gara che fu sospesa un paio di domeniche fa per il malore avuto dal calciatore del Campobasso Matteo Monti ed è stata recuperata oggi. Abbiamo visto la scheda, peraltro nella parte alta della classifica, il Matelica, che certamente Jacopo non aveva impressionato a Teramo contro il San Nicolò, ha poi vinto in casa una partita strana, ricca di gol con la Fermana e ha vinto in maniera anche qui strana a Pesaro alla fine, Pesaro dove c'era stato il finale del San Nicolò, iper pirotecnico e beffardo, per la squadra di Epifani, e stavolta la Vis Pesaro è stata beffata. Ecco perché ti dico, poi in realtà se tu vai a vedere la parte alta della classifica, queste marchigiane di cui tanto si parla, Maceratese, Matelica, San Benedettese, sono attualmente le prime tre in classifica. Guarda, io ti dico la verità, ho visto Matelica e Maceratese, non mi hanno dato l'impressione di ammazzarlo. Però magari Omar Tovarello ti direbbe, se avessimo avuto il cinismo che ha avuto la Maceratese, allora, a Teramo, vero, magari... Vero, però ti dico anche un'altra cosa. Ti dico anche un'altra cosa per aprire la parentesi proprio sul Chieti, perché domenica noi abbiamo avuto qui ospite Donato Ronci e ho molto apprezzato, perché è una considerazione quella che ha fatto il tecnico del Chieti, è una considerazione che di solito la facciamo noi da giornalisti per cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, che lui però ha fatto da tecnico, e dico che secondo me paradossalmente il Chieti non può che
Cioè ci sono anche delle beffe come quella di Campobasso che però ti danno quella spinta in più, perché tu rimarrai sempre con il dubbio che tu alla fine quella partita l'avevi già vinta, vero direttore? Certo. Hai preso consapevolezza che comunque tu sei andato a Campobasso, sì, e potevi fare 10 gol. Al di là del fatto che poi le partite sono strane, voglio dire, ci sono delle partite che ti gira proprio tutto male o tutto perché bene. Perché prendere gol, ecco, anche di rimessa, una mezza, cioè, azione di contropiede. Sì. Però che cosa si porta il Chieti a casa da questa partita, che è andata a Campobasso e ha rischiato di fare 10 gol? Perché di questo dobbiamo parlare, sì, se vogliamo parlare di quello che abbiamo visto in campo. Poi se invece noi non vediamo la partita, togliamo gli highlights, vediamo il risultato Campobasso Chieti 2-2, allora lì le considerazioni possono anche essere altre. E però si può dire, beh, buon pareggio. Buon pareggio. Caso del Campobasso. È questo che intendo io. E lo stesso discorso, e chiudo, lo faccio, ed ecco perché domenica mi aspetto una grande partita, lo faccio anche per il San Nicolò. Tu vai a vedere, hai perso di misura contro la prima della classe, dici, vabbè, ci può stare. Poi vai a vedere la partita e ti rendi conto che la partita è totalmente differente. Allora, intanto vi dico che potete interagire con noi, il numero è il 392-623-7060, abbiamo già alcuni sms, li vediamo tra pochissimo. Torno da Omar Trovarello, condizionati in parte dagli infortuni, ne avete avuti diversi in questo inizio di stagione, tuttora Maschio è fermo, avete fermo anche Rapino, il difensore, e avete avuto anche qualche altro acciacco tipo Arcamone. Come state gestendo un po' questa situazione? No, abbiamo una rosa piuttosto ampia e chi poi è sceso in campo ha saputo sopperire all'assenza degli infortunati. Quindi questo... Magari sì, un giocatore come Rapino nello scacchiere difensivo, nella rosa dei nostri difensori, forse è l'unico, forse imprescindibile per il fatto di avere un fisico da granatiere, un fisico importante, che magari non ci avrebbe fatto subire la fisicità di qualche attaccante in queste ultime gare. Lo stesso gol di Domenico. Tipo Amodeo, tipo anche di Gennaro, voglio dire, l'abbiamo tenuto benissimo, con intelligenza, ma chiaramente uno che ha un fisico da 1,90 contro un ragazzo a 10-15 cm di meno, giustamente nel gioco aereo difficilmente riesce a non prevalere. Con Rapino avremmo sofferto molto meno questo tipo di gioco. Anche il gol del pareggio probabilmente non l'avremmo preso così, insomma. Quindi non state pensando di intervenire sul mercato, magari tra gli svincolati in attesa che si riapra la Ma finestra? Al momento assolutamente no, perché comunque gli svincolati non sono tutti ragazzi che per ovvie ragioni non hanno il ritmo partita, avranno quindi un mese di tempo per dover rientrare in condizioni, rischi di pagarli pure tanto e non serve, perché magari a dicembre poi vai a prendere qualcuno che invece ha giocato ed è pronto. Poi Rapino, voglio dire, rientra già da domenica a disposizione, quindi questa situazione è venuta già meno. Allora, vediamo qualche messaggio che ci arriva da casa, da qualche telespettatore. Un saluto particolare al mio grande amico Omar Trovarello, mister Stefano Bellè. Ah, lo salutiamo anche noi, Stefano Bellè. Grande Stefano. Avete condiviso l'esperienza? Sì, abbiamo fatto 3 anni insieme, lui è un grande allenatore, spero il prima possibile qualcuno si accorga, insomma, di lui, che possa rientrare nel calcio come sul campo, come piace a lui. So che scalpita, speriamo che prima o poi qualcuno realmente si renda conto di come un allenatore bravo come lui e del calcio che ha proposto negli anni addietro. Le punizioni anche che ha proposto. Sì, sì, lui da calciatore era, cioè, voglio dire, fenomenale, però noi abbiamo dettato, soprattutto l'anno di Tollo fu una squadra emozionante, spettacolare, la migliore che ho mai gestito sotto quell'aspetto, quindi speriamo per lui che possa subito rientrare.
Oh, magari se vuole venirci a trovare, noi ci farà piacere invitarlo. Direttore da categoria superiore, ovviamente in riferimento a Omar Tovarello. Un applauso al lavoro svolto dal DS Tovarello a Chieti, vero uomo spogliatoio in grado di allestire ottime squadre con i budget che gli sono messi a disposizione. Ti vogliamo presto fra i professionisti. A quando il salto tra i professionisti? Io spero di farlo con il Chieti, chiaro che non è il mio ambito, io vengo dai dilettanti, sono tuttora un dilettante, vincere il campionato sarebbe l'unico modo per poi avere una deroga e andare a Coverciano a fare il corso, però diciamo prima bisogna fare questo campionato qui e se si sale solo con il Chieti, sì, quello sì per forza. Allora, abbiamo visto un altro messaggio, intanto io prego Gianni Areo di perfezionare i collegamenti telefonici perché sono finiti i due primi tempi a Pontedera e a Teramo, quindi perfezioniamo prima Teramo e poi andiamo a Pontedera e nel frattempo stiamo leggendo questo messaggio, ma come mai Vivarini insiste a far giocare sulla fascia per rotta? Perché c'è solo per rotta? Zpovda. Fatemi dire, un po' penso di aver preso la cadenza Teramani in questo caso. Riprendiamoci di corsa De Fabritis o almeno mettiamoci Masullo sulla fascia. Un saluto ad Andrea e Jacopo e complimenti per la trasmissione, Domenico. Grazie Domenico, ci segui sempre e insomma ci scrivi, ci fa piacere. Signor direttore Tovarello, volevo farti i complimenti per la scelta del mister e dei calciatori. Poi ne parleremo di questo fatto. Tu dicevi che non c'è altro. In realtà, come ha scritto... c'è un altro messaggio, forza Grande Chieti, continua così, è un piacere vederti giocare Esposito Orlando di categoria superiore. Sì, in effetti Orlando è ancora diciamo un po' da scoprire, invece Vittorio Esposito è uno che ha già fatto vedere tante belle cose, deve diciamo così mettere tra virgolette la testa a posto, ma parliamo di un ragazzo comunque assolutamente a posto. No, ma si porta dietro questo un tipo un po' diciamo disincantato tutto qua, ma, ma sai, lui è un po' come ragazzo. Il grande artista, tutti gli artisti più importanti sono persone poi un po' particolari, estrose, no? Lui che poi è un artista del, o naif, come si dice. Del pallone, insomma, anche il suo aspetto con i capelli rasta però dico è un ragazzo che ha avuto diversi problemi nella vita, certo. È ancora giovane, sta arrivando a un'età di maturazione e lo sta facendo nel migliore dei modi, anche perché poi se non avesse avuto questi tipi di problemi familiari probabilmente starebbe calcando campi quelli che vediamo adesso in televisione magari. Allora, teniamo in sospeso la risposta su Perrotta, torneremo più tardi. Andiamo a Teramo da Alfredo Giovannozzi. Alfredo, sì, buonasera. Andrea, buonasera, buonasera. Partita a senso unico allora. Ma poco più di un allenamento per la giovanile dell'Ascoli contro la giovanile del Teramo. 3-0 alla fine del primo tempo, grazie alle reti messi a segno da Giovannini al 12° minuto e poi la doppietta di Van Gaal con gol realizzati al 24° e 27°. Teramo inesistente, praticamente non ha fatto un tiro in porta la squadra di Vivarini, imbottita di giovani, così come va detto l'Ascoli. Protagonista assoluto questo Abdul Van Gaal, classe 95, autore di una doppietta, ma non c'è partita in campo praticamente. La gara è finita prima ancora che iniziasse, visto l'atteggiamento del Teramo e visto l'atteggiamento dell'Ascoli. Quello che ha a tenere sotto controllo invece è la situazione sulle tribune, nelle curve, perché ci sono stati degli incidenti prima della partita. Infatti gli ultras dell'Ascoli e quelli del Teramo sono entrati in ritardo, c'è stato un lancio di fumogeni e anche un fumogeno lanciato dalla zona retrostante alla curva dove sono sistemati circa 500-600 tifosi dell'Ascoli che sono presenti qui allo stadio Bonolis di Teramo questa sera. Però pare che la situazione non sia ancora tornata alla normalità, nel senso che in questo momento la curva del Teramo si è svuotata praticamente e c'è grande attenzione per vedere se qualcosa può accadere fuori alla curva dell'Ascoli. Anche gli ultras dell'Ascoli in questo momento non sono presenti in curva, dunque situazione calda per quello che riguarda l'ordine pubblico, situazione invece delineata in campo con l'Ascoli che è già approdato al terzo turno, visto soprattutto la consistenza e la forza del Teramo in questo primo tempo. 3-0, ricordo i marcatori, Giovannini per il primo gol dell'Ascoli e poi la doppietta di Van Gaal. Se non hai
notizie o curiosità, io restituirei la via allo studio. Certo, Alfredo, grazie, ci sentiremo più tardi magari per il finale, in attesa di perfezionare il collegamento con Pontedera. Davvero un peccato sentire queste cose, Jacopo, perché non devono accadere a prescindere. Qui c'è l'aggravante che è una partita sostanzialmente insignificante. Però credo che il valore della partita c'entri poco. C'entri poco, nel senso che sono, è praticamente un derby. Squadre, città che sono veramente vicinissime, a distanza di 30 km. Poi quando senti che si svuotano le curve di solito, io ricordo... Non è assolutamente una bella cosa, e mi viene da pensare cosa può succedere in campionato. A proposito di Ascoli, ricordo 3 stagioni fa, mi pare, in un'amichevole estiva, proprio a Chieti. Sì. Chieti Ascoli, che ci furono dei disordini sotto lo stadio Guido Angelini, insomma, è chiaro che il valore della partita non c'entra niente, nel senso, perché certo, una partita ben incanalata, ma poi comunque, parliamoci chiaro, se le due squadre mettono le seconde scelte sia l'una che l'altra, non è che gli si dia tanto peso a questa assolutamente gara. Andiamo allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, andiamo da Tommaso Silvi, collega del Tirreno, per sapere come sono andati i primi 45 minuti di gioco di Pontedera L'Aquila. Buonasera Tommaso. Sì, buonasera. Allora, primi 45 minuti all'insegna della noia tra Pontedera e L'Aquila. L'unica occasione è capitata sui piedi di Mercurio, che al 29esimo ha approfittato di uno svarione di Romiti e Polvani, però una volta arrivato davanti a Cardelli ha calciato addosso al portiere del Pontedera. Da sottolineare invece l'ampio turnover da parte di entrambe le formazioni. Già Fagnini, l'unico reduce dalla partita di Reggio Emilia nelle file dell'Aquila, il resto spazio alla panchina, diciamo che già Vettieri ha voluto dare spazio a chi finora ne ha trovato meno. Stessa cosa anche nel Pontedera, dove spiccano le assenze addirittura in tribuna: Grassi, Vettori, Luperini e Della Latta. Dicevamo un primo tempo privo di emozioni, da segnalare soltanto 4 episodi. Al secondo minuto un bello spunto di Tazzari sulla sinistra, il pallone poi in mezzo, raso terra per Bartolomei, la conclusione però è finita alta. All'11esimo sempre Pontedera con Di Santo, che sulla destra è sfuggito alla marcatura, poi ha cercato Tazzari all'interno dell'area di rigore, Cacchioli però è uscito tempestivamente e ha raccolto il pallone. Quindi un errore di Romiti al 20esimo, Di Mercurio ne ha approfittato, il cross però è stato respinto da Cardelli. Oltre all'occasione sui piedi di Mercurio, che ho detto poco fa, non è successo altro in questa prima frazione. Parte iniziale del match... Sì. No, prego Tommaso, puoi andare. Dicevo, parte iniziale del match, diciamo, comandata dal Pontedera, che però non è riuscita a far male all'Aquila. Va bene Tommaso, grazie, ci sentiamo più tardi per il finale, se sarà finale al 90esimo, ok? Perfetto, a dopo, buona grazie. Serata. Grazie a Tommaso Silvi. Sì. Dobbiamo andare in pubblicità, che questa Coppa Italia non interessa a nessuno. No, io mi hai rubato la domanda, perché ride da Martrovarello, ma io volevo chiedere, una competizione che non ti porta sostanzialmente a nulla alla fine, anche se la vinci nella sostanza delle cose, che mette in campo le terze linee, fa mettere in campo le terze linee perché poi interessa solo il campionato, a che pro, cara Lega Pro, mi verrebbe da chiedere. Va bene, magari ne parleremo in un'altra situazione, in un'altra circostanza. Dobbiamo andare in pubblicità, lo facciamo, poi torniamo perché parliamo un attimo anche di Marco Mariani. E allora, eccoci rientrati, abbiamo altri messaggi, se sono pronti prego Gianni D'Areo di farli vedere. Ecco qua, come si fa, direttore, a sbagliare tanti gol davanti al portiere, un vero peccato, forza Chieti. Poi magari sentiamo il direttore. Sinceri complimenti a Marco Mariani, un ragazzo che sta dando veramente il massimo per la sua squadra, non mollare mai, e porta in alto il Giulianova. Speriamo che sia così. Omar, sei l'orgoglio teatino, grande. Eh sì, perché direttore sportivo, teatino, del Chieti. Direttore, complimenti per tutto, ma soprattutto per la scelta dei fuori quota, e uno purtroppo domenica mancherà, che è Prinari, che è tra i migliori. Per il DS Trovarello, grazie direttore per tutto quello che fai giorno per giorno, speriamo di tornare nella categoria che meritiamo, grande Trov, sarebbe Trovarello. Grande direttore Trovarello, vinciamo il campionato, questa è dura, evidentemente questa è dura. Come si fa a sbagliare?
È stato bravo il portiere del campo basso, errori degli attaccanti, poca freddezza, poca lucidità. Ma sì, poi sai, quando le cose si susseguono, diciamo che il portiere si è esaltato già dal primo tempo, veramente ha fatto una grossa parata. È entrato in partita subito nonostante i gol presi. Ne parlano bene, è un ragazzo quotato, un 96, anche se con una statura piuttosto piccola. Infatti diciamo, il classico portiere, quando l'ho visto io a Termo con San Nicolo, non gli ho dato un soldo. Invece, e poi dopo l'ho visto parare, ha detto questo è bravo. Ma per come era osannato dalla curva prima della partita, evidentemente è un ragazzo che comunque sa il fatto suo. Dal primo intervento su Prinari ha fatto un grande intervento, dopodiché si è esaltato, un po' l'abbiamo colpito noi, un po' non siamo stati lucidissimi. Però sai, poi quando sono episodi, nel senso ci vuole pure un po' di fortuna, secondo me magari poi certe volte tiri e la sbucci la palla e la metti dentro, altre volte invece trovi questo tipo di situazioni qui. Più tardi parleremo dei fuoriquota, perché questo è un discorso interessante, e in Serie D i fuoriquota sono essenziali, giusto o sbagliato il regolamento. Ad esempio Francesco Giorgini, nel dopo intervista ha scoppito, ha abbassato il microfono, lui ha allargato le braccia dicendo però non è possibile fare la squadra dovendo stare attenti ai fuoriquota, cambio questo, poi devo fare un doppio cambio. Tu che sei passato anche per la Serie D, quando eri allora un giocatore, un under, peraltro a quei tempi anche molto quotato, scusami il gioco di parole, tu lo trovi giusto, Marco, lo trovi sbagliato? Tu che ci sei anche passato e magari hai anche usufruito, forse positivamente, però ora ne paghi le conseguenze da un altro punto di vista. Ma giusto o sbagliato non lo so, nel senso che secondo me i giovani bisogna farli giocare. Certo che bisogna far giocare quelli bravi, quindi bisogna avere la capacità di trovarli, secondo me ci sono, perché di giovani bravi ce ne sono. È chiaro che se su 11 giocatori 4 sono fuori quota, sono parecchi, diciamo, incidono poi sulla prestazione della squadra, quindi devono essere all'altezza del campionato, perché altrimenti poi rischia di pagarne le conseguenze tutta la squadra. Ecco Marco, io ci sono passato, però ecco, cioè eravamo, sì, ero fuori. Tu giocavi perché te lo meritavo? No, non so se meritavo, però con me fuori quota c'era per esempio Del Pinto. Adesso è all'Aquila, sì. Quindi c'erano un fior di giocatori. Non proprio l'ultimo arrivato. Certo, ecco, certo. Ma tu sei arrivato prima di iniziare la trasmissione, ti ho subito chiesto una cosa che ti richiedo ora. In 3 anni di professionismo, quante partite hai fatto? Bravo Mariani, sei quel che ci vuole a Giulianova, umile e inarrestabile. Con i complimenti, Omar sei bellissimo, birra? Non so chi la, poi controlliamo. Sarà un appuntamento dopo, controlliamo dopo il numero. Possiamo venire pure noi, E vediamo. Ho capito anche chi è. Marco, ti dicevo, quante partite in 3 anni di professionismo hai giocato? Quasi 90. Quasi 90, 2 stagioni a Bellaria e una stagione a Sant'Arcangelo. Con tutto il rispetto per il Giulianova, ma perché un ragazzo classe 92 di buone prospettive, dopo 3 stagioni, fa quasi 90 partite, torna in Serie D e gioca in Serie D? Cioè, c'è qualcosa che non va probabilmente, che è successo? Ma io qualcosa che non va non lo so, nel senso che le responsabilità probabilmente sono le mie, nel senso che se sono tornato in Serie D vuol dire che non ho fatto abbastanza. Però mi viene da chiedere come fa un giocatore che fa 90 partite, quasi 90 partite in 3 anni, a dire è colpa mia. Se non sei capace magari non fai 90 partite, ne fai 30, ne fai 20. Invece un giocatore che ha questo palmarès tra i professionisti non trova posto in una delle 60 squadre. Comunque questa è una mia riflessione, tu stavi concludendo? No, io dico che penso sia colpa mia, perché potevo fare meglio e potevo rimanere nei professionisti magari. Non l'ho fatto, adesso sono ripartito da Giulianova con tanta umiltà e nella speranza di poterci tornare. Omar aveva qualcosa da aggiungere su questo discorso? Beh sì, noi quest'estate parlammo pure con Mariani, e probabilmente abbiamo fatto un errore a non prenderlo. È un ragazzo, un bravo ragazzo, oltre ad essere un ottimo giocatore, un bravo ragazzo,
spero insomma che possa ritornare presto nelle categorie che io competo. Imbastiamo una trattativa a dicembre, se ne può parlare. Non credo il Giuliano lo faccia partire facilmente, però certo, ne parleremo. Marco, io ti ricordo all'Angolana, giocatore che agisce più o meno davanti alla difesa, ti ho ritrovato con la Miternina, contro la Miternina, a giocare sulla fascia destra. Qual è la tua vera dimensione? No, diciamo che il mio ruolo, diciamo, preferito è la mezzala. Quest'anno a Giulianova c'è stata la possibilità di giocare da esterno, con il mister ho parlato e probabilmente... Quale mister? Con il mister Giorgino ho parlato e lui mi ha detto che mi vedeva bene esterno, quindi io voglio continuare a fare l'esterno, nel senso che mi metto a disposizione del mister e cerco di fare il massimo. Ok, vediamo qualche immagine che ti riguarda, perché fai il centrocampista, qualche gol lo hai segnato. Questo è in maglia Renato Curi Angolana contro il Cesenatico, gol un po' fortuito, però sì, gol, vale insomma. Questi i festeggiamenti con Fabio Fuschi, vedo anche Girolamo D'Alessandro, se non... E qui siamo invece al tuo primo gol da pro. Sì. In un Bellaria Cuneo, giocato, sì, al Manuzzi, sì, giocato al Manuzzi, quindi anche una location prestigiosa. Qui invece a Bellaria contro la tua futura, quella che sarebbe stata la tua futura squadra, cioè il Sant'Arcangelo, questo bel diagonale, poi si fa festa. Tra l'altro in una di quelle edizioni del Bellaria c'era anche Maccarrone, sì, che ora gioca all'Aquila. Questo è un gran gol segnato al Castiglione, un tiro da 30 metri e passa sotto l'incrocio, e questo è l'unico gol segnato lo scorso anno con la maglia del Sant'Arcangelo, azione di rimessa, gol stavolta da attaccante, sì, stavolta sì, gol da rapace. Quindi bei ricordi, no? Sì, dai, bei ricordi, e potevo fare qualcuno in più, però... Ah sì? Lì, sì? Quello è un aspetto dove tu puoi migliorare? Sì, devo migliorare, perché poi alla fine... brutto dirlo, ma contano parecchio, quindi... Perché... molte volte si va a vedere, sì, bisogna migliorare. Palmares. Comunque, insomma, ti auguriamo di poter magari anche da quest'anno ampliare le tue capacità realizzative, perché poi ho visto hai fatto gol con delle belle esecuzioni balistiche, ma contano anche gli inserimenti, no? Sì. Insomma, dal passo che ho visto ha scoppito, puoi sicuramente fare molto bene. Allora, rifacciamo un break in Lega Pro, perché stiamo per approntare un collegamento telefonico. Prima però andiamo a vedere un servizio che ha preparato il collega Gianmarco Menga, perché ci sarà nel prossimo turno di campionato, partita L'Aquila-Pisa, non sarà soltanto la rivincita dei playoff dello scorso anno, il Pisa espugnò L'Aquila immeritatamente per 0-1, ci sarà il ritorno all'Aquila di Marco Frediani, indosserà i panni dell'ex, lo scorso anno era all'Aquila, quest'anno gioca nel Pisa. Quindi vediamo questo servizio e poi magari lo ascolteremo. L'Aquila-Pisa sarà anche il ritorno al Fattori dell'ex di turno Marco Frediani, l'anno scorso all'Aquila nel suo primo anno da professionista. Si dice che la prima volta non si scordi mai, ed è proprio questo il caso del ventenne giallorosso ai piedi del Gran Sasso. Una stagione da incorniciare, condita da numeri e gol pesanti che hanno contribuito a trascinare rossoblù fino agli storici playoff per la B. Un idillio quello del gioiellino Scuola Roma, che sembrava potesse continuare anche quest'anno in caso di permanenza del ragazzo in Serie C. Saltate le piste in cadetteria Pescara e Lanciano, ecco che invece ha sorpresa la Roma d'agosto di rotta Frediani al Pisa. Un inizio di stagione stentato e il suo utilizzo da parte del tecnico Braia completamente fuori ruolo da mezzala del 3-5-2 hanno contribuito ad appannare in questi mesi un talento cristallino che deve ritrovare il vecchio splendore per provare a fare il salto di categoria già dal prossimo anno. Una rinascita magari dopo l'Aquila-Pisa, così da non far dispiacere i suoi vecchi tifosi che ricordano ancora prodezze così.
Eh sì, quante prodezze lo scorso anno per Marco Frediani in maglia L'Aquila, lo abbiamo in collegamento. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, speriamo di tirare su un po' il tuo morale, visto che i risultati negli ultimi tempi non sono dei migliori, però arriva la partita un po' del cuore per te, potremmo definirla, giusto? Sì, normale, la partita dell'ex. L'altro anno ho avuto la fortuna di giocare con una squadra come l'Aquila, con un ottimo gruppo, abbiamo fatto bene. E per me sarà una partita molto importante per noi come squadra, perché veniamo da risultati negativi, però sarà una partita per me personalmente emozionante. Senti, sei finito alla fine nella squadra che eliminò la tua L'Aquila l'anno scorso, un po' un crudele gioco del destino. Sì, l'anno scorso purtroppo a noi all'Aquila ci ha detto un po' di sfortuna, infatti qui quando ne parliamo dello scorso anno dei playoff me lo dicono ancora che sono stati miracolati, però purtroppo il calcio è questo e va bene così. Se non altro non c'è Goldaniga, non c'è più Goldaniga che fece gol lo scorso anno. Senti, però parliamo ancora di te, quest'estate si era anche parlato di una possibile Serie B con il Lanciano, che era molto interessato alle tue prestazioni, poi dopo alla fine si è concretizzata la situazione Pisa, che però insomma, se non è una squadra di Serie B, poco ci manca, visto i tuoi compagni di squadra. No, sì, c'erano molte piste quest'estate, poi quando c'è il mercato di luglio-agosto si parla di tante squadre, ne sono uscite fuori tante. Si era parlato anche del mio ritorno all'Aquila, però poi purtroppo mi sono confrontato con la mia squadra e la decisione più grande l'hanno fatta loro, perché io ho ascoltato sempre i consigli della mia società d'appartenenza. Loro mi hanno consigliato Pisa e io adesso sono contento di stare qui. Senti, un buon inizio nelle prime partite, poi questa flessione, cosa c'è che non va secondo te? Ma siamo partiti bene, abbiamo fatto molto bene in Coppa Italia, siamo stati eliminati dall'Atalanta, poi abbiamo fatto le prime vittorie in campionato, poi siamo un po' calati, però secondo me in una stagione intera ci può stare un calo da parte di tutta la squadra. Veniamo da 5-6 risultati negativi, però secondo me abbiamo tutte le carte per poterci riprendere. Senti, con chi avevi legato maggiormente l'anno scorso che magari ti farà ripiacere vedere, ovviamente di quelli che sono rimasti nel gruppo dell'Aquila? No, sì, vabbè, ma comunque sia, l'anno scorso era un gruppo fantastico, quindi dal magazziniere fino all'ultimo giocatore che ha giocato di meno ho legato con tutti, però vabbè, quest'anno sono rimasti Scrugli, Cora, Peter Pinto, Cumante, Zaffagnini, sono tutti veramente dei bravissimi ragazzi. Senti, non potrai però risalutare Giovanni Pagliari, ti è dispiaciuto del suo esonero? Che ci dici? Sì, perché comunque sia, quando si parlava quest'estate del mio ritorno all'Aquila, io avevo sentito anche il mister che lui comunque sia mi chiamava dicendomi che mi aspettava a braccia aperte, però poi mi dispiace perché comunque sia è un mister che mi ha insegnato tanto e mi ha dato tanto, infatti l'ho anche sentito dopo l'esonero e è dispiaciuto tanto anche a me. Va bene Marco, che dire, in bocca al lupo per la prossima partita, ma soprattutto da due partite in là, perché sì. Magari all'Aquila, non so neanche se sarà in campo titolare, perché insomma la concorrenza è molto folta per quanto ti riguarda, sì, però certo, in bocca al lupo, va bene, in bocca al lupo e ti vogliamo vedere almeno in Serie B dall'anno prossimo, ok? Va bene, speriamo, dai. Grazie, buona serata. Grazie a Marco Frediani, insomma un giocatore che lo scorso anno ha fatto vedere grandi prodezze. Veramente, classe 94. Classe 1994, sottolineiamolo sempre. È un giocatore che probabilmente, tu prima hai detto, c'erano state sirene dalla Serie B, ma probabilmente è andato a Pisa proprio perché sperava di andarci in Serie B. Poi non c'è stato il ripescaggio, però probabilmente era stato indirizzato lì proprio perché c'era questa ipotesi che il Pisa potesse andare in Serie B. D'altronde l'Aquila negli ultimi anni ci ha abituato a puntare tantissimo sugli esterni d'attacco. E Frediani è attualmente in Lega Pro un giocatore di prospettiva che da qui a qualche anno, se tutto va come deve andare, può cominciare a diventare uno che fa la differenza non solo in Lega Pro, cioè per me quest'anno già l'anno scorso poteva fare la differenza, mancava ancora qualcosina. Quest'anno è chiaro più difficile perché la concorrenza, come hai detto tu, è tanta, un campionato invece da titolare sicuro a Pisa per vincere il campionato sarebbe stato un po' diverso.
Speriamo, noi glielo auguriamo, come hai detto tu, però non questa settimana, tra due la partite. Prossima, Senti, avevamo lasciato in sospeso con la risposta su Perrotta. Perrotta, io Però c'è Masullo, quindi non è solo Perrotta, anzi Perrotta non è neanche un terzino, è Masullo l'unico terzino sinistro di ruolo che è il Teramo, a meno che non vogliamo rimettere dentro Scipioni che però gioca a destra. Sì, allora... Partiamo da due considerazioni. Tifoso consigliava De Fabritis. De Fabritis, che però non è del Teramo, che però è svincolato, non è del Teramo. Esatto. Partiamo da due considerazioni. Allora, Perrotta, l'abbiamo già detto, è un difensore centrale, ok? Un ottimo difensore centrale, che è arrivato a Teramo quest'anno probabilmente per fare il difensore centrale, che è stato adattato, e di questo gli va fatto anche un plauso, si è adattato a sinistra. È chiaro che non ha il fisico del terzino, ma avete visto ieri sera Ashley Cole quante ne prendeva da Robben? Ed è un terzino sinistro Ashley Cole, quindi voglio dire, quando ti trovi di fronte gente più veloce, più rapida, più scattante di te, tu che sei un difensore centrale non è facile. Allora la domanda è, mettiamo Masullo, ma voi pensate veramente che Vivarini sia così sado, cioè masochista, sadomasochista da ammettere? Perrotta fuori ruolo a sinistra, quando avrebbe un terzino sinistro di ruolo, evidentemente Masullo o non è in condizione o non offre quelle garanzie oggi, o comunque non offre garanzie superiori a quelle che può offrire Perrotta. È chiaro che su quella fascia il Teramo ha un buco, questo è evidente, più di quello che ha lasciato Fiore, perché mentre Fiore tu riesci a tamponare, riesci a sostituire come hai fatto sabato, tu il terzino sinistro non ce lo hai. Ti manca. Vediamo la classifica di Lega Pro, Girone B. Chiedo a Omar Tovarello un giudizio in generale su questo campionato. Le capoliste continuano ad alternarsi, il Teramo è nella fascia alta della classifica, ma sta arrivando anche l'Aquila, che insomma da molti, anche da noi, viene indicata come una squadra che deve stare in alto, non a metà classifica. Giudizio complessivo? Campionato equilibrato, infatti fino anche dopo l'Aquila, diciamo l'Ancona, la Carrarese e Pistoia, cioè, sono pochi punti, 16 contro 12, sono 4 punti, tantissime squadre, quindi penso che tutto sia ancora da scrivere e da fare. Chiaro, Pisa e Ascoli sono forse le prime candidate, penso, insomma, dovrebbe essere così, però anche l'Aquila, anche il Teramo potranno dire la loro. All'Aquila forse si lamentano un po' troppo, ieri sono stato ospite di un'altra trasmissione, sinceramente non mi sembra questo il modo di... In che senso si lamentano? Ma due volte che capitano nei discorsi e... C'è un po' di pessimismo di fondo. Sì, fuori, sento parlare di attaccanti, triple cifre, attaccanti importanti. Io ricordo a tutti il Lanciano quando vinse il campionato di Serie C, lo vinse con due ragazzi di 18 anni là davanti, e sta continuando questa politica anche in B, e la cosa pare che paghi pure parecchio. Io credo che società piccola, l'Aquila non ha una storia calcistica importantissimo di primo piano, quindi voglio dire, arrivare a certe categorie magari senza uccidersi a livello economico ti dà poi anche la forza per rimanere a certi certo, livelli. Certo. Quindi invece sul Teramo? Sul Teramo, società ottima, organizzata benissimo, direttore sportivo bravissimo, allenatore che stimo tantissimo come uomo e come allenatore, quindi io credo che loro lavorano bene, a differenza della sento poco, hanno le idee chiare, le idee giuste, evidentemente io parlo di ambiente, certo, non mi permetto. E quindi il presidente Campitelli sì, cioè, magari, però alto, quello, un po' come dire, l'asticella, perché no, c'è volte stata la sua sfuriata, che però insomma, per chi lo conosce è anche normale che lui vada nello spogliatoio esatto, a ricaricare le pile ai giocatori. E no? La persona magari può anche uscire un po' dalle righe delle volte, però è la persona giusta che deve farlo, il presidente, quello che poi a fine mese insomma tira fuori... Certo. Pretende il massimo di non regalare i primi tempi alle squadre avversarie, ma giocare a certi livelli 90 minuti. Marco, tu stai seguendo un po' questo campionato che poteva anche essere tuo, che idea ti sei fatto? Ma sì, io lo seguo e secondo me le tre favorite sono Ascoli, Pisa e Spal.
ci metti anche la spalla. Sì, dico la spalla perché secondo me è una grande squadra, grande pubblico e secondo me potrà fare molto bene. Era partita male, ma solo 2 punti di ritardo nei confronti dell'Ascoli e quindi diciamo è lì a lottarsi. Voglio fare il cattivo, vedere il Sant'Arcangelo sostanzialmente ultimo, perché la Propiacenza senza la penalizzazione lascerebbe il Sant'Arcangelo ultimo e non penultimo come ora effettivamente. Ti dispiace o ti fa piacere in maniera molto perversa? No, mi dispiace, però purtroppo ci sono squadre importanti, la C Unica si sapeva che era un campionato diverso rispetto a quello degli altri anni della Lega Pro, quindi il livello secondo me si è alzato anche di parecchio. Allora, vediamo a proposito di classifica e di campionato, vediamo la scheda che ha preparato Jacopo su questa ultima giornata. Pareggi su 2 e l'X a prevalere nella schedina delle abruzzesi di Lega Pro in questo weekend. Aveva aperto il Teramo sabato pomeriggio al Bonolis contro la Carrarese, con tanti problemi davanti che Vivarini avrà anche stasera in coppa con l'Ascoli. I biancorossi tremano nel momento in cui un'incertezza di Tonti spiana la strada a Cellini per il vantaggio toscano. I gialli Vivarini però li pesca dalla panchina, buon aiuto sulla corsia esterna di Segna, Donnarumma rimette in piedi una gara complicata. Stesso punteggio per l'Aquila al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Rossoblu che si illudono con San Domenico in apertura di gara. Per il Campano terzo gol consecutivo che sembra poter dare anche il terzo successo consecutivo. A rovinargli la festa però la punizione capolavoro di Bruccini al 10° della ripresa. Non conosce sosta la marcia dell'Ascoli e la doppietta di un difensore, Andrea Mengoni, tra primo e secondo tempo a indirizzare la gara del Porta Elisa contro la Lucchese. Primo posto per i bianconeri dunque, ma non in solitudine, perché la sua sorpresa c'è il tutto cuoio. Spettacolare il posticipo col Forlì. Sempre avanti la squadra allenata da Alvini, in grosso e Colombo nel primo tempo per il momentaneo 2-0. Forlì che prova a rientrare col gol di Melandri, ma viene ricacciato subito indietro da Gargiulo prima del sigillo inutile di Gidai alla mezz'ora della ripresa. Chi stecca ancora è l'accoppiata Pisa-Spal. I nerazzurri puniti da una doppietta di Luca Verna, ex Chieti, e ora nelle fila di un Grosseto che si candida come outsider di lusso. Ai pisani non basta Misuraca al 20° della ripresa per provare a riaprire i giochi. Discorso simile per la Spal. Ferraresi che già contro il Teramo non avevano dato segnali incoraggianti, estesi dal Prato e da Ghidotti al minuto 53. Vittoria secca del Savona col Sant'Arcangelo, quinta valla ad un passo dall'intervallo, poi Marchetti per il classico punteggio all'inglese. Blitz del Pontedera, avversario in coppa proprio dell'Aquila a Gubbio, dopo 4 minuti e Grassi dagli 11 metri a punire gli Umbri, San Marino avvalanga sulla Propiacenza, Ferrero, Martinez e Poletti permettono ai biancazzurri di respirare un po' in classifica, mentre la Pro, complice anche la penalizzazione monstre subita ad inizio torneo, rimane ultima a 2 punti, anche se al netto sarebbe a metà graduatoria. Unica gara senza reti, quella tra l'Ancone e la Pistoiese, prossimo avversario in campionato del Teramo. Eh sì, domenica al Melani ci sarà Pistoiese Teramo, Pistoiese che oggi è stata eliminata dal Prato in Coppa Italia. A proposito, non ci sono novità, Pontedera L'Aquila sempre 0-0, Teramo Ascoli 0-3, invece ha segnato la Spal, quindi Spal Venezia 1-0. Vediamo qualche altro messaggio prima di andare in pubblicità, perché insomma ci avviciniamo alle ore 22. Ti vogliamo più cattivo, Mariani, anche se, come dice il presidente, meriteresti molto di più. Continua a dare il massimo, vai campione. Il presentatore, No, dici, come dice il presentatore, no? Come dici tu. Quindi mi sono dato panni che non meritavo. Va bene, poi ci rispondi. Bravo Mariani, benvenuto a Giulianova. Facci sognare e prenditi la tua rivincita. Sei da Serie A, addirittura. Speriamo che tu possa ripartire. C'è qualche altro messaggio? Altrimenti, Marco, che cosa rispondi? No, sono contento di essere a Giulianova e speriamo di far bene. Perché stiamo facendo bene, però sicuramente si può fare meglio. Come prima ti ho fatto una domanda, no, su questo cambio, questi cambi di allenatore. Che stile aveva Fabiano, che magari ora
non c'è più, ora c'è Giorgini che magari sicuramente ha un altro tipo di impostazione, hai trovato delle grandi diversità, prima ancora c'erano Ettore Tortorici, De Feudis, insomma. Sì, diversità sì, perché ogni allenatore ha il suo modo di giocare, però poi alla fine, bene o male, il calcio è quello. Magari ecco, con il mister Giorgini abbiamo, secondo me, riusciamo a fare qualche movimento in più, riusciamo a, anche domenica abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, cosa che purtroppo c'era mancata, specialmente nelle partite interne con Celano e Agnonese, dove abbiamo raccolto soltanto 2 punti, ma molto per colpa nostra, perché noi avevamo giocato veramente poco, non eravamo riusciti, diciamo, a imporre il nostro gioco. Invece domenica, secondo me, siamo andati molto meglio. Senti, sei passato da campi o stadi dispersivi, come quelli di Bellaria e Sant'Arcangelo, al Catino del Fadini, dove peraltro, nonostante un po' di passione si sia sopita inevitabilmente, però comunque c'è uno zoccolo duro importante dei tifosi che vi viene a vedere, vi sostiene e si fanno anche sentire, e tanto. Mi viene da pensare alle ultime partite in casa, dove hanno anche, insomma, manifestato il loro dissenso nei confronti di certe prestazioni. Che esperienza è anche la presenza di questo pubblico così passionale? Ah, per me è un'esperienza nuova e mi ha fatto grande piacere vedere tanta gente allo stadio che ci ha applaudito nei momenti in cui abbiamo fatto delle belle prestazioni, e poi giustamente si fanno sentire anche nei momenti in cui le prestazioni non arrivano, giustamente poi, tra l'altro. Allora, andiamo in pubblicità, poi iniziamo a parlare anche delle prossime partite, perché Giulianova è atteso da un osso davvero duro, la Civitanovese, che è un attacco esplosivo, e per il Chieti c'è il derby, tra virgolette, con il San Nicolò, a tra poco. Terza e ultima parte di pro e contro, abbiamo qualche altro messaggio che possiamo andare a vedere, sempre grazie all'ausilio di Gianni Dario Pertorello. Come ti trovi a Chieti con la società attuale, Omar? Ma con la società benissimo, sono loro che mi hanno scelto e devo dire, se ne è parlato chiaramente, si viene da una retrocessione, quindi molti in città si lamentavano di questa società. È una società che deve tornare a crescere, magari anche con l'apporto di gente locale, di imprenditori locali. Che magari... Il presidente Bellia ha mandato tanti appelli anche gli anni passati, purtroppo caduti nel vuoto, anche se c'è stato l'avvicinamento di Manganiello negli ultimi mesi, però c'è bisogno comunque di un supporto ancora più concreto, evidentemente. Sì, ma credo sia vitale in tutte le società, soprattutto in questo momento storico. Il presidente è aperto a qualsiasi discorso, infatti qualcosa forse si riuscirà a fare anche da quest'anno, insomma, che ci stiamo muovendo anche per quello, nel tessuto cittadino, per cercare di riportare anche la gente allo stadio, perché voglio dire, gli ultras sono fantastici, ci seguono con grandissimo calore a Campobasso, come sempre, non hanno mai smesso di incitarci anche a fine partita, nonostante il risultato, così come in casa con lo Iesi, i nostri ragazzi avevano i brividi a pelle, insomma, gli hanno buttato le maglie, perché comunque cantavano ed elogiavano le gesta dei nostri ragazzi a gran voce. Speriamo di ringalluzzire, di rivedere la Volpi piena, certo. Perché poi quando Chieti si scalda diventa veramente una grande piazza. Però il mese di giugno è stato un mese difficile, perché è il classico momento in cui ci sono le riflessioni, il campionato ha emesso il verdetto della retrocessione, bisogna ripartire, c'è magari anche poca voglia, c'è grande scoramento, e quindi insomma lì a giugno... poi il presidente si è dovuto ricaricare, lui, Walter Costa, e poi insomma siete ripartiti anche con la tua presenza. Comunque, sono stati momenti un po' difficili quelli, no? Ma è come ovvio che sia, c'è una retrocessione che comunque cambia tantissimi scenari, si perdono i contributi della Lega, non è poco, si va in una categoria comunque difficilissima, perché
andiamo a affrontare lo strapotere economico di una regione a noi vicina, ma economicamente 10 volte superiore a noi. L'anno scorso sono stato lì e si respira già un'altra area rispetto all'Abruzzo, c'è poco da fare. Dal punto di vista economico, dici tu? Dal punto di vista economico, industriale, il tessuto proprio lavorativo. C'è maggiore fermento, fibrillazione. Sì, è proprio un altro mondo rispetto all'Abruzzo, quindi magari il Teramano si avvicina un po' a quello che anche per geograficamente, ma vi assicuro che... Dal punto di vista del tessuto imprenditoriale... Poi si va a vedere, le Marche sono 10 squadre. Poi hanno riguadagnato 2 squadre in Lega Pro, ora c'è un momento di rilancio nelle Marche. Quindi affrontare questo tipo di campionato con questi presupposti non è stato facile. La Lega l'anno scorso magari ha annunciato un certo tipo di contributo, ne ha mandato giusto la metà e quindi diciamo che questo tipo di penalizzazioni ha fatto soffrire parecchio la presidenza. Allora, intanto in Lega Pro il Teramo ha accorciato le distanze, Teramo Ascoli 1-3, ma la sostanza non cambia. Tutti dicevano da anni che il Chieti era finito, ma sono sempre lì bravi Marco da Pineto, e in effetti poi insomma la società resiste. Mariani, l'acquisto più riuscito del Giulianova, dai sempre il meglio di te. Bene, 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 che siano questi messaggi d'auspicio e di spinta, no, nei confronti delle prestazioni tue e della squadra. Ora si affaccia la Civitanovese, domenica questo match al Fadini, peraltro cambio di orario perché c'è il ritorno all'ora legale, se non sbaglio. Guarda, non lo prenderò mai, nemmeno io. Va bene. Diciamo l'ora legale, dai. Comunque, insomma, si gioca prima, si gioca alle 14.30, Marco, partita con la Civitanovese, è un osso duro questo da mordere perché la Civitanovese lì davanti fa paura. Però è vulnerabile dietro, ecco, questo sì, ci spingiamo a dirlo. Incontriamo una squadra sicuramente forte, però ci saremmo anche noi, ci stiamo preparando secondo me bene, sicuramente risponderemo presenti all'appuntamento. Senti, a proposito di mercato, prima abbiamo chiesto a Omar Torello del Chieti, il Giulianova ha tesserato da qualche giorno Maurizio Nassi, che però già si allenava con voi da alcuni giorni. Insomma, come lo vedi? È già pronto oppure deve ancora aspettare prima di guadagnare il top della condizione? Ma sì, sicuramente da quando è arrivato già ha fatto vedere grandi cose, quindi Maurizio è un giocatore importante per noi, speriamo che presto possa trovare la giusta condizione, magari ci possa togliere anche... Io l'ho visto 25 minuti lì a Scoppito, mi ha ben impressionato relativamente al fatto che si allena con voi da poco e che non è al 100%, però ho visto, ha fatto i suoi movimenti, ha dato fisicità, ha concluso anche in porta, insomma questo penso per una squadra come il Giulianova che ha sofferto un po' in fase offensiva sia molto importante. Sì, quando lui è un giocatore da categorie superiori, quindi sicuramente i movimenti li conosce a perfezione, con lui anche tutta la squadra migliora perché si adegua ai suoi movimenti e quindi aumentano, diciamo, gli scenari possibili all'interno di un'azione. Intanto, caro Jacopo, è l'ora solare. Ah, l'ora solare. Comunque, l'unica cosa che mi allieta è sapere che si dorme un'ora in più, in realtà. Perché poi faccio sempre come, l'ora solare, perfetto. Però poi si gioca prima. Direttore Tovarello, solo tu puoi riportarci dove meritiamo. Azzeriamo le chiacchiere e tiriamo tutta la carovana verso il professionismo. Tra l'altro, io immagino che sia un tifoso del Chieti. Omar Tovarello per anni è stato strasuper tifoso del Chieti e ora insomma la grande responsabilità sta dall'altra parte della barricata. Ronco, immagino Ronci, verrà esonerato a dicembre, arriva chi? Ah, addirittura questa è una sentenza. Perché Ronci dovrebbe essere esonerato, direttore? Ma non credo sia mai possibile, anche perché, ripeto, questa squadra è squadra, sta cominciando a essere veramente squadra, a giocare bene. E ogni volta riceviamo i complimenti degli allenatori avversari. Uno in particolare mi ha fatto molto piacere, è quello dello Iesi, che è venuto, Bacci credo, che è venuto a complimentarsi. Loro avevano appena incontrato la Maceratese, la Iesina solo 7 punti e ne ha fatti 5 con San Benedettese, Iesi
San Benettese, Chieti e Maceratese. E hanno perso col Matelica al 95esimo. Ma non so, non ricordo adesso con chi hanno fatto gli altri due. Però voglio dire, una squadra molto organizzata. L'allenatore stesso ci disse: guardate, oggi noi abbiamo veramente sofferto, cosa che non ci è successo. Eppure avete pareggiato quella partita alla fine. Sì, sì, alla fine giocammo forse la peggiore partita sotto in casa, soprattutto sotto l'aspetto proprio del gioco abbiamo avuto difficoltà, anche lì mancavamo delle due punte centrali. Però queste parole hanno fatto piacere e hanno rinforzato quella che è la mia, l'idea della società di aver preso un ottimo tecnico. È un ottimo allenatore, insomma. Allora, raddoppio del Pontedera sull'Aquila, quindi insomma si avviano verso l'eliminazione sia l'Aquila sia Teramo, ma chiaramente non sarà un problema, anzi forse sarà un sollievo, anzi tolgo il forse, perché insomma lo abbiamo detto anche in precedenza, la Coppa Italia è più di intralcio, soprattutto in questo momento della stagione, che altro. Abbiamo accennato in precedenza, all'Aquila ormai è quasi fatta per l'ingresso dell'imprenditore romano Diodati, domani ci sarà la ratifica, però insomma l'impegno almeno al momento sarà inferiore rispetto a quello che si era detto fino a qualche giorno fa. Il servizio di Gianmarco Menga. Un possibile nuovo corso per l'Aquila? La domanda per ora non può avere risposta, ma sta di fatto che domani il club di Gran Panorama ratificherà l'ingresso dell'imprenditore laziale Angelo Diodati in società. Il vecchio lupo del calcio, sponsorizzato dall'ex arbitro Massimo De Santis, sembrava dovesse rilevare in un primo momento il 50% delle quote societarie. Dopo la riunione tra i vertici rossoblù e lo stesso Diodati nella serata di lunedì, si è arrivati invece ad un accordo più soft, il 15%, con la percentuale che potrà poi salire gradualmente in base a progetto e obiettivi. Deodati rileva così 14 punti percentuali orfani dell'ex patron DG Elio Gizzi, che lascia dopo quasi due lustri di amore e impegno per i colori rossoblù. Mentre il restante 1% verrà sottratto ad uno dei soci minori dopo l'assemblea di domani. In sostanza cambierà poco o nulla sul fronte organigramma, con Chiodi e Mancini ai loro posti come presidente e vicepresidente del sodalizio. Non escluso invece un incarico nel settore marketing per Massimo De Santis, che aveva già collaborato in estate con l'Aquila sul fronte mercato. Il tutto sarà più chiaro dopo la ratifica di oggi pomeriggio nello studio del notaio Magnante Trecco. Solo dopo inizierà il possibile nuovo corso dell'Aquila. Allora, a Pontedera siamo nei minuti di recupero, a proposito dell'Aquila, sempre 2-0, io chiedo a Gianni D'Areo di perfezionare il collegamento con Pontedera, perché magari becchiamo il fischio finale della partita, comunque avremo il resoconto del collega Tommaso Silvi. Tornando un attimo alle questioni societarie, l'auspicio da parte nostra è che Diodati possa fare assolutamente del bene all'Aquila Calcio e potenziare effettivamente i quadri. Abbiamo visto, insomma, è stato all'interno di tante organizzazioni societarie, ha girato tante squadre, risultati insomma altalenanti, vittorie e altre situazioni magari un po' più complicate. L'auspicio è che possa fare assolutamente il bene dell'Aquila Calcio, che sta vivendo questo momento comunque di generale ascesa dalla Serie D alla ex C2, poi la promozione in C1, i playoff lo scorso anno, quindi l'auspicio, lo ripetiamo, è che questo momento possa continuare, questa fase di ascesa. Allora, andiamo a Pontedera da Tommaso Silvi. Tommaso, allora hai delle novità sicuramente da darci e magari anche il fischio finale. Allora, siamo ben due minuti oltre il 90esimo, il recupero però non è stato segnalato a bordo campo, quindi si procede finché il signor Viotti non darà il fine alla partita con il tipico fischio. Intanto io racconterei i due gol del Pontedera. Il primo al 77esimo porta la firma di Galli, che sui 25 metri ha vinto un rimpallo, poi ha lasciato partire un tiro senza troppe pretese, nell'occasione però a Cacchioli non è stato affatto impeccabile e la palla si è intaccata alle sue spalle.
Il secondo gol del Pontedera è arrivato pochi minuti fa all'88esimo, è il primo stagionale di Cristian Cesaretti, un'azione di ripartenza guidata da Di Santo che al limite dell'area ha scaricato per il compagno freddo nel battere il portiere, quindi 2-0 per il Pontedera. L'Aquila nel secondo tempo ha fatto veramente troppo poco per meritarsi quantomeno il proseguo della partita verso i supplementari, quindi in questo momento siamo al 93esimo e crediamo che la partita finirà tra pochi secondi. Bene Tommaso, allora non resta che ringraziarti per questo tuo contributo, insomma il verdetto è sostanzialmente scritto, il Pontedera avanza, l'Aquila va fuori. Grazie Tommaso. Buona serata, grazie a voi. Grazie, grazie a Tommaso Silvi. Tra poco stiamo per ascoltare anche Alfredo Giovannozzi, ma più che la partita, da lui vorremmo sapere se ci sono state delle complicanze circa quegli incidenti di cui ci aveva parlato nel pre e durante la partita. Ci aveva riferito di curve di Teramo Ascoli svuotate, insomma speriamo che non sia accaduto null'altro di grave. Aspettiamo dunque il collegamento con Alfredo Giovannozzi. Chieti San Nicolò, Omar Trovarello, è una partita molto dura contro una squadra che probabilmente finora ha raccolto meno rispetto a quanto avrebbe meritato. Sono d'accordo, dici benissimo, giocano bene, una squadra che si conosce anche già dall'anno scorso ed è vero, hanno raccolto di meno di quello che meritavano di raccogliere già da domenica scorsa, dove hanno impensierito un poco la capolista, quindi sarà dura, dovremo sfoderare un'altra ottima prestazione per cercare di portare i tre punti. Dicevi di Rapino, sarà in campo, è in condizioni di giocare? Sì, subito a disposizione, vedremo sarà a disposizione. Cosa deciderà il tecnico Aronci. Invece mi manca Prinari, sì. Che è un'assenza pesante perché oltre a essere bravo è anche un under. Sì, un under importante che abbiamo seguito, io personalmente ho seguito già dall'anno scorso, dove volevo portarlo in quel di Civitanova a gennaio. Per noi sarà una grave assenza, anche loro hanno, se non sbaglio, il difensore senegalese Bogi. Squalificato. Anche lui un under, quindi anche lì dovranno stare attenti a come risistemano la squadra. Eh sì, poi questo tipo di defezioni comporta proprio questo altro tipo di specie se non hai tattico. Un alter ego nello stesso ruolo della stessa età. E lì poi riescono fuori le parole di Giorgini che appunto diceva come faccio a fare la squadra se devo stare attento a 95, 96, 97. Comunque riprendiamo il discorso, prima andiamo a Teramo. Alfredo, ormai il risultato è sostanzialmente acquisito, vogliamo sapere se ci sono ulteriori novità e speriamo di no sul fronte incidenti. Ma sul fronte incidenti in questo momento la tifoseria dell'Ascoli è tutta compatta nel suo settore. Vedremo cosa accadrà, chi delle due tifoserie uscirà prima, questo è da vedere. Anzi, in questo momento alcuni ultras dell'Ascoli stanno uscendo dalla curva ovest, quindi bisognerà vedere. Mancano 25 secondi alla fine dei 4 minuti di recupero, il punteggio è di 3-1 per il Teramo, ha accorciato le distanze la Padula che è entrato nel corso del secondo tempo. Ascoli in 10 per l'espulsione di Mengoni combinata dal direttore di gara al 41esimo del secondo tempo per intervento falloso sulla Padula. Ci sono stati momenti di preoccupazione in tribuna perché ovviamente la situazione del Teramo dal punto di vista infortunati è quella che è, e la Padula fischia in questo momento il direttore di gara, che ricordiamo è il signor Fiorini di Frosinone. La fine della partita, l'Ascoli va al terzo turno, ha battuto il Teramo per 3-1 qui al Bonolis, i gol realizzati da Giovannini e doppietta di Bangalla nel primo tempo, la Padula per il Teramo nel secondo tempo, il punteggio finale di 3-1, dunque il Teramo viene eliminato da questa Coppa Italia che sinceramente non interessa a nessuno. È tutto dal Bonolis di Teramo. Sugli spalti il clima per il momento è tranquillo, soprattutto per vedere per quello che riguarda le due curve, vedremo un po' cosa accadrà
nel dopo partita. A te la linea, Andrea. Grazie, grazie ad Alfredo Giovannozzi. Dunque ci sono i finali, Teramo Ascoli 1-3, Pontedera L'Aquila 2-0, eliminate le due squadre abruzzesi. Spal Venezia, siamo al 90esimo, 1-0 per la Spal. Andiamo a vedere un attimo il prossimo turno di Serie D. Però è incredibile, perché abbiamo parlato di due partite, quella del Chieti e quella del San Nicolò, no? In cui c'erano le due squadre, le nostre due squadre abruzzesi, che l'hanno tentate veramente di tutti i colori, sì, e non sono riusciti a portare a casa il risultato. Stiamo vedendo, tutti possono essere tacciati di essere filo juventini tranne me, ma stiamo vedendo praticamente una specie di tiro al bersaglio dalla Juventus contro l'Olimpia, che sembra aver montato una specie di parete di cristallo davanti alla porta, cioè incredibile. Addirittura uno si chiama Roberto, che fa il portiere, non lo so, che fa il portiere di notte, questo sta parando veramente di tutto, incredibile. Va bene, va bene. Prossimo turno di Serie D, girone F, stiamo parlando dunque di Chieti San Nicolò. L'assenza di Prinari, dovete cercare un po' di riassestarvi per fronteggiare questa assenza. Invece da voi, Marco Censori, molto difficilmente sarà della partita, o c'è qualche speranza? No, ha ripreso gli allenamenti martedì con il gruppo, quindi penso deciderà il mister poi se schierarlo oppure no. Senti, non ti ho chiesto della Lega Pro, non della Serie D. Quali sono le favorite secondo te per questo campionato? Chi vedi meglio? Soprattutto tra le squadre che avete affrontato, quale ti ha fatto maggiore impressione? Personalmente ha fatto una grande impressione la San Benedettese, anche se noi l'abbiamo incontrata forse nella partita più difficile che ci potesse seconda capitare. Seconda giornata, la prima in casa con un grande pubblico, e quindi secondo me abbiamo pagato anche quello, oltre ad errori da parte nostra. Però io penso che la favorita sia la Maceratese, perché sì, perché secondo me è squadra. Conosco alcuni elementi perché ci ho giocato insieme l'anno scorso, Garaffoni e D'Antoni. So che sono una squadra solida e molto probabilmente, cioè sicuramente dico, i campionati si vincono vincendo quelle partite come quella di domenica con il San Nicolò. Partite che meriti quasi di perderle, invece riesci a vincerle. Sono quelle che fanno poi la differenza secondo me alla fine. Certo, invece Chieti San Nicolò, Omar, sarà una partita dove il Chieti comunque cercherà di imporre il suo gioco, anche se San Nicolò è una squadra che ha grande propensione a fare la partita, quindi suppongo insomma si vedrà una partita a viso aperto. Ma sicuramente è prerogativa un po' del nostro calcio cercare di lo avete fatto a campo basso, quindi sì, quindi ce la giocheremo a viso aperto, sarà una bella gara. Allora, prima di chiudere, vediamo un attimo, ci sono altri messaggi. Cosa ci si può aspettare dal calcio per i giovani? Quello di Mariani è un triste esempio, 90 presenze in Serie C alla tua età, come fai a dire che è colpa tua? Sei da ammirare, nonostante tutto devi dare il meglio per questa squadra. Ce lo chiediamo anche noi, a fronte di 90 partite. Fa strano che un ragazzo di 22 anni, peraltro bravo, debba tornare indietro. Ma ripeto, con tutto il rispetto per Giulianova, che anzi, buon per il Giulianova avere Mariani tra le sue fila. E tra l'altro anche Omar Tovarello ci ha confermato che c'era stato un abboccamento magari con Mariani quest'estate. Vediamo un attimo gli arbitri delle due partite di Lega Pro del prossimo fine settimana e le formazioni. Partiamo da Rasia, che sarà il direttore di gara designato per, ecco qui che lo stiamo per vedere, Daniele Rasia, che dirigerà la partita. Oddio, qui ora ho un attimo perso, però comunque eccolo qui, Daniele Rasia, che dirigerà la partita Pistoiese Teramo, un arbitro alla sua quarta stagione, un quarto anno, arbitro abbastanza esperto. Ecco qui un'altra foto di Daniele Rasia, mentre la partita dell'acqua
l'Aquila, l'Aquila Pisa sarà diretta da Di Ruberto, che invece è un terzo anno che non ha grandissima esperienza, a dir la verità, non ha diretto tantissime partite di un certo livello, però viene designato per una gara che sulla carta è una delle più importanti, una delle più quotate di questa giornata. Di Ruberto, arbitro della sezione di Nocera inferiore, Rasia invece di Bassano del Grappa. Stai annuendo perché ti ci sei imbattuto? Sì. In chi? Tutte e due. In tutte e due. Che impressione ti hanno fatto? Secondo me quello di Nocera è bravo. È bravo, sì. Nonostante abbia un po' meno presenze, però ecco, poi in campo si ha un'altra percezione. Sì. Ti ha fatto... La scorsa settimana, ad esempio, Diachite ha detto: a me dell'arbitro non interessa, non sì. ci faccio caso per niente. Mi fa piacere che. Perché comunque l'arbitro è una componente che deve essere terza, che meno lo si nota, meglio è, però poi l'arbitro ha con i giocatori un rapporto. E se tu ci dici, insomma, che lui è bravo, magari si pone anche bene con i giocatori, e questo comunque è un aspetto assolutamente positivo. Diamo anche uno sguardo alle formazioni probabili delle avversarie di Teramo e l'Aquila, siamo proprio in chiusura, quindi vediamo prima il Pisa. Il Pisa di Piero Braglia, Braglia che peraltro sarà squalificato fuori per due giornate dopo il burrascoso finale di Pisa-Grosseto. 3-4-3 o 3-5-2 che dir si voglia per il Pisa, che gioca con Pelagotti tra i pali, poi una difesa a tre con Lisuzzo, Paci e Sini, gli interni Iori e Morrone, gli esterni Pellegrini e Di Cuonzo, e poi davanti Armà, Napoli e Giovinco, anche se speriamo per Marco Frediani che insomma può essere in campo lui magari al posto di Giovinco sull'out di sinistra, che più appartiene all'ex giocatore dell'Aquila. Quindi insomma questo potrebbe essere l'undici del Pisa. Vediamo invece la Pistoiese, anche in questo caso una difesa a tre per la squadra allenata da Cristiano Lucarelli. Molto difficilmente sarà in campo Alessandro Romeo, il centravanti, l'uomo di peso della Pistoiese. Nel caso non dovesse farcela, giocherà Falzerano, si farà il possibile però per recuperarlo. In attacco anche Tripoli, l'ex Chieti Mungo a sostegno delle due punte, e poi altri giocatori, io mi avvicino perché non vedo molto bene, ecco, Di Bari il giocatore più esperto nel terzetto difensivo, e poi segnalo, oltre che Frascatore, l'ex giocatore del Pescara, e Piscitella che però dovrebbe partire dalla panchina, altro ex Scuola Roma ed ex Pescara, c'è Vassallo che gioca un po' più centrale, e qualcuno lo ricorderà due stagioni fa essere un under del Foligno sì. Scuola Palermo, e impressionò per la sua velocità. Ora evidentemente c'è anche Ciciretti, c'è anche Ciciretti che parte solitamente dalla panchina, e un giocatore Vassallo che ha avuto questa evoluzione a livello di ruolo e gioca un po' più accentrato e meno offensivo rispetto al giocatore visto col Foligno. Noi siamo giunti al termine, non so se ci sono altri messaggi. Allora possiamo chiudere qui, grazie a Jacopo Forcella. Grazie a voi, grazie a te Andrea. Grazie a Omar Trovarello, direttore sportivo del Chieti, in bocca al lupo per la stagione neroverde, in bocca al lupo anche a Marco Mariani, giocatore centrocampista del Giulianova. Grazie a voi che ci avete seguito, vi ricordo che Teramo e l'Aquila sono state eliminate dalla Coppa Italia, Teramo Ascoli 1-3, Pontedera l'Aquila 2-0, noi ci ritroveremo mercoledì prossimo, grazie a Gianni D'Areo in regia, a voi che ci avete seguito, buonanotte.